con il professor Stefano Fais parliamo di strategie alcalinizzanti per la prevenzione e la cura delle malattie, ma forse banalizzando, o forse diciamo è il parere dell'uomo comune che la sta intervistando, alcalinizzandosi si sta semplicemente meglio, già è un punto di partenza. La mia è un'esperienza trasversale che va dalla ricerca preclinica alla clinica. Non c'è dubbio, l'acqua in generale è un elemento irrinunciabile, perché se non la beviamo noi l'acqua non la fabbrichiamo, e poi l'acqua deve essere alcalina, quindi sono due elementi irrinunciabili per la salute, sia nella prevenzione e anche nella cura delle malattie. Quando beviamo acqua, molti ormai sono abituati a leggere anche l'etichetta, si concentrano sul contenuto di sodio piuttosto che sulla molecola che ti dà il buon umore, quella che diciamo è diuretica. Quali sono le acque che dovremmo preferire e in generale quali sono i cibi alcalinizzanti che dovremmo preferire? Primo, io non posso fare pubblicità a nulla. Ovviamente, per cui però vi posso dire che controllate sulle etichette il pH e scegliete tutte le acque che hanno un pH superiore a 7. È chiaro che acque che hanno un pH superiore a 8 sono pochissime, questo dipende dalla sorgente, perché come dico sempre l'acqua non viene dal centro della terra ma è acqua piovana o dal disgelo che viene filtrato dalle rocce, e la qualità delle rocce che filtrano l'acqua condiziona l'acqua, per cui se le rocce sono rocce per esempio dolomitiche, cioè venute fuori dal mare, è chiaro che l'acqua sarà ricca di sali e quindi alcalina. Il discorso di preferire normalmente, diciamo per uso comune, acque poco mineralizzate porta diciamo una scelta più verso l'acido? Le acque senza sali sono acide, diciamo, è evidente che è così, perché quello che si chiama residuo fisso proviene da una manovra semplicissima che tutti facciamo in casa: far bollire l'acqua, farla evaporare completamente, quello che rimane sul fondo della pentola è il residuo fisso, e il residuo fisso non sono altro che sali, quindi un'acqua con un basso residuo fisso quasi sempre, anche se la natura ci fa delle sorprese ogni tanto, è un'acqua acida, quindi un'acqua con un residuo fisso decente con un pH intorno a 8 è l'acqua ideale. Parliamo invece di cibo, perché anche lì insomma ci si può acidificare. Normalmente diciamo l'uomo comune direbbe mi sento un po' acido, si parla di acidosi metabolica, invece per diciamo fatti di scienza in mezzo c'è mangio male, o comunque mangio degli alimenti che mi predispongono comunque in prospettiva a un organismo diciamo che va verso un pH più basso. No, questo è un argomento un po' delicato da trattare, perché i cibi alcalinizzanti non sono cibi che sono alcalini alla fonte, sono cibi che non contengono quei costituenti dei cibi che acidificano, o ne contengono pochi. Per esempio il limone. Per esempio il limone e il pomodoro, che sono di fatto acidi, sono degli elementi irrinunciabili, considerando però che, appunto, parlando di dieta, io non sono mai un integralista, anzi faccio salvi alcuni principi quando consiglio un regime alimentare, che sono quello di scegliere il cibo stagionale di prossimità e da agricoltura biologica, il che significa che i pomodori, pur essendo in realtà alcalini, non proprio è impossibile che ci siano freschi e disponibili in tutte le stagioni dell'anno. Quando ero bambino c'erano soltanto il fine primavera fino a settembre. Abbiamo parlato diciamo in generale di argomenti, se vogliamo, molto comuni ma piuttosto leggeri. Acido è spesso uguale anche a patologie importanti.
le cellule tumorali sono, diciamo, quelle che forse godono di più di un ambiente acido, ma in ogni caso, diciamo, acido vuol dire comunque predisporsi a un'infiammazione, possiamo essere semplificativi così? No, allora tu hai fatto una serie di osservazioni, io chiaramente tutto quello che ho imparato sull'acidità l'ho imparato dai tumori che sono stati l'argomento dei miei studi. In realtà i tumori si formano progressivamente, la loro malignità si stabilizza grazie all'acidità del microambiente in cui crescono, che come dico spesso rievoca un po' il concetto di Darwin, diciamo, molto più in generale sulla natura, cioè che sopravvive il più adatto, non certo il più forte. Per cui il microambiente acido seleziona cellule che hanno delle caratteristiche proprie per sopravvivere in un ambiente così ostile, che noi abbiamo già nel nostro corpo, perché le cellule tumorali somigliano moltissimo alle cellule embrionali, che sono quelle cellule da cui noi veniamo e che all'inizio sono un po' in lotta l'una con l'altra in un ambiente estremamente ostile, con poco ossigeno, con acido, con pochi nutrienti. Si pensa che da questa selezione addirittura venga determinato il sesso, che non sia predeterminato, che chi sopravvive o è maschio o è femmina e poi diventa tale. Questo è piuttosto vero e sicuramente il microambiente, quindi il pH, l'acqua, la presenza di ossigeno, la presenza di elettroni, diciamo, che aiutano un normale funzionamento, hanno un ruolo chiave. Certamente anche nell'infiammazione succede questo, in tutte le infiammazioni croniche, lì dove si instaura l'infiammazione c'è acidità, quindi io potrei dire tranquillamente che tutte le patologie croniche sono causate da acidità. Quanto è importante per un uomo di scienza darsi anche poi all'applicazione pratica, tecnica e tecnologica di quello che studia, perché lo ricordiamo, non ci sono soltanto le conoscenze, gli studi, le relazioni, ma ci sono anche i brevetti. Mi obbliga a fare un'operazione di censura su me stesso, perché io potrei dire che quello che ho fatto nella mia vita a tal punto era originale perché ho avuto un atteggiamento non mainstream, cioè non ho fatto mai una scienza di moda, ma ho cercato di andare dietro a quello che vedevo senza aver paura di portare avanti delle ipotesi, diciamo, che erano più o meno contrarie a quelle della scienza mainstream, no? E questo mi ha portato a scoprire delle cose e quindi a fare dei brevetti. Ma è stato casuale, io non ho mai cercato i brevetti, sono venuti da me, diciamo, da quello che ho fatto. Citiamone uno per tutti. Brevetto di cambiamento d'uso di farmaci antiacidi, che sono gli inibitori di pompa protonica, che un tempo sono stati usati quasi esclusivamente per curare le patologie acide dello stomaco, e io ho scoperto che uccidono i tumori meglio dei chemoterapici. Ma insomma, questo diciamolo sommessamente, perché queste frasi mi hanno creato molti nemici.